complesso monumentale di San Francesco, in Cuneo, è monumento nazionale, testimonianza architettonica di epoca medievale e sede del Museo Cittadino. Ad una trecentesca chiesa antica, poi inglobata nello spazio conventuale oggi adibito a museo, si sostituiscono la chiesa nuova del secondo Quattrocento, di imponente e pregevole bellezza, e il chiostro seicentesco. Di grande impatto emotivo è l'interno dell'edificio di culto, diviso in tre navate. La sezione laterale sinistra lascia a vista una parte dello scavo archeologico, fruibile mediante un percorso a passerella in vetro. Un approccio attivo e coinvolgente rende visibili i resti della chiesa più antica, evidenziando il punto di giunzione fra le due costruzioni, lungo l'attuale muro perimetrale. La chiesa conserva il suo fascino originario in alcune importanti espressioni artistiche, preservatesi nel tempo, quali il ciclo di affreschi dipinti da Pietro da Saluzzo, la Madonna col Bambino, affrescata da Guglielmo Caccia in controfacciata. Chiavi di volta e capitelli, scolpiti con emblemi di casate e confraternite. Nell'ex convento, collegato alla chiesa da un ambiente sormontato da cupola decorata nell'Ottocento, ora reception del complesso monumentale, si snoda il percorso del museo. Al pian terreno e in alcune sale del primo piano è esposta la sezione archeologica, articolata in preistoria, romanità e medioevo, costituita da donazioni storiche, oggi arricchite dalle acquisizioni di scavi recenti, esposte con moderne tecnologie di comunicazione e provenienti in gran parte dal tracciato autostradale Asti-Cuneo. Per numero e rilievo spiccano i manufatti neolitici dei ripari in Grotta di Aisone, in Vallestura di Demonte. I reperti di primo, terzo secolo d.C. provenienti dalle necropoli romane di Montanera, di Cascina Bombonina e il deposito votivo di Castelletto Stura sono esposti nella sezione di archeologia romana. Nel salone centrale del percorso museale, con moderne tecnologie di comunicazione, sono esposti i corredi di età longobarda di Sant'Albano Stura, datati al VI e VII secolo d.C. Si tratta della necropoli longobarda ad oggi più grande d'Italia, scavata fra il 2009 e il 2011 a seguito della realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo, e che costituisce un ritrovamento eccezionale per quantità, qualità e stato di conservazione dei materiali. Al secondo piano del museo, la collezione di arte sacra ospita fra le altre opere alcune tavole di pregio attribuite a Defendente Ferrari, mentre una nutrita raccolta di ex voto è stata allestita con l'intento di ricreare l'interno di una cappella devozionale. La sezione etnografica costituisce un suggestivo trait d'union fra la città e le sue valli. Le fatiche del lavoro quotidiano e le occasioni festive sono rievocate da una variopinta collezione di strumenti, materiali, attrezzi, abiti e gioielli rappresentativi delle comunità alpine locali. Svela i suoi tesori anche il museo che non si vede, ma che su richiesta è possibile consultare. Il Fondo Giovanni Vacchetta raccoglie disegni, schizzi e manoscritti in gran parte inediti, utili a ricostruire la storia del patrimonio artistico piemontese fra 800 e 900. Il corposo archivio fotografico di Adriano Scoffone offre un'immagine illuminante della città negli anni del regime. Il corredo museale è impreziosito da riproduzioni virtuali del paesaggio rurale afferente la necropoli di Sant'Albano Stura e siti minori, e dalla ricostruzione in 3D di alcuni reperti archeologici predisposti per uso didattico, risultato di interventi realizzati all'interno del progetto Trasmettere ricerca archeologica nelle Alpi del Sud,
grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il fondo FESR nel programma di cooperazione transfrontaliera.